Buona giornata, cari amici. Continuiamo con Lea. A te. Buona giornata. Vediamo un pochino come si è organizzata Emma Morosini per partire. Lei dice: da una decina d'anni, quindi i primi 10 anni se li è fatti solo con lo zaino, non viaggio più solamente con lo zaino, mi sono, perché la schiena non regge, mi sono inventata un carrellino a cui lego una valigia che non deve pesare più di 10 kg. Dentro ci tengo il sacco a pelo, un cambio di biancheria, una vecchia macchina fotografica con rullino, un paio di bottiglie di acqua, pane secco e latte in polvere, cibo solo per le emergenze, e chiaramente non parto più senza soldi. Però a un pellegrino dice Emma, è sufficiente solo la fede, il resto ti arriva dal cielo. Poi tra l'altro ha conosciuto tantissima gente, lei dice da qualche anno parlo di un misto di italiano, francese, portoghese e dialetto mantovano. Vi consiglio di andarvi a vedere i video di Emma Morosini su YouTube perché sono divertentissimi quando parla questa lingua mista. La mia casa viaggiante ospita pure l'impermeabile e l'ombrello che aggancio con gli elastici fatto apposta, che poi sono molto pericolosi perché il più delle volte sfuggono. Ai piedi ho normalissime scarpe da ginnastica e sopra i vestiti porto un gilet catarifrangente dove appiccico l'immagine della Madonna meta del pellegrinaggio. Tranne in Argentina, quella volta sulla schiena avevo Papa Francesco. In valigia tengo anche il lasciapassare del mio parroco, Don Giuliano Spagna, su cui c'è scritto che non sono matta, ma solo pazza di fede. Da qualche anno un suo caro amico le fornisce anche una mappa geografica e una mappa della strada, la roadmap. Per il resto non ha nessuna regola, tranne quella di fermarsi tassativamente la domenica per riposare ed andare a messa. Anche 2 volte, diciamo, lei ci va a messa la domenica, una per se stessa e una per coloro che non ci vanno, dice lei. Poi dice, una volta ero in grado di percorrere una cinquantina di chilometri al giorno quando era più giovane, adesso che ha una novantina d'anni, 20-30, ecco, non più di 20-30 km al giorno, se li facessi io. Insomma. E dice ancora Emma, piango di gioia appena metto piede fuori casa per iniziare un pellegrinaggio. Sono in tanti a domandarmi, ma chi te lo fa fare? Perché lo fai? Perché? Passione, sacrificio, contemplazione e preghiere in onore alla Madonna, alla quale chiedo di aiutare i più deboli, quelli che in questo mondo, pieno anche di gente cattiva, non si sanno difendere. Generosa, eh? Sì. L'amore alla Madonna, la porta, ecco l'amore al prossimo, no? Fa pellegrinaggio Sì. anche per chi ha bisogno spirituale di aiuto. Prego. Sì. E poi chiaramente, dice Emma Morosini, le cose sono notevolmente migliorate per noi pellegrini da quando Papa Francesco ha invitato tutti ad aprire le porte sì, perché Papa Francesco stesso ha sempre sottolineato che l'uomo è un pellegrino che compie la strada fino alla meta agognata. E lei dice: io, sino a quando riuscirò a farlo, voglio onorarmi di essere una pellegrina. Le pantofole possono aspettare. Celebriamo oggi, cari amici, San Giovanni XXIII, il Papa buono, come era chiamato durante la sua vita, durante il suo pontificato, il Papa che ha aperto il Concilio Vaticano II, il Papa che è stato canonizzato da Papa Francesco insieme a Papa Giovanni Paolo II il 27 aprile del 2014. Ecco, ringraziamo il Signore per questo Papa buono che ha avuto tanto coraggio da indire un concilio che poi ha continuato Paolo VI. Buona e santa giornata. È un vizio di clausura, siamo noi, no? Quando c'è un presbiterio dove ci sono tanti uomini con l'anima clausurata, chiusa, in chiacchiericcio, parlare degli altri. Ti ringrazio, Signore, perché non sono come gli altri, neppure come quel pubblicano. Grazie a Dio che non sono come quello. Questa è la musica del chiacchiericcio, anche del chiacchiericcio clericale.
è l'arrampicamento e il chiacchiericcio. Sono due vizi propri dei clericalisti, del clericalismo. Come può esprimersi e crescere questa esigenza evangelica di fraternità nella vita dei presbiteri? Vivendo la diocesanità, con coraggio di parlare chiaro sempre e di sopportare gli altri, con un buon rapporto col popolo di Dio, sia avanti per indicare il cammino, sia in mezzo nella vicinanza delle opere di carità, sia dietro per guardare come va il popolo e aiutare quelli che sono in ritardo, e fuggendo di ogni forma di clericalismo, che i due vizi più brutti che ha il clericalismo è l'arrampicamento e il chiacchiericcio. Non so se ho risposto alla domanda in genere, ma diocesaneità, questo è il carisma proprio di un sacerdote diocesano. E diocesanità significa questo che io ho detto.